Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. L'India sta fornendo la certificazione di sicurezza per dozzine di navi gestite da una sussidiaria del principale gruppo armatoriale russo Sovcom Flot, secondo i dati ufficiali, consentendo l'esportazione di petrolio in India e altrove, dopo che i certificatori occidentali hanno ritirato i loro servizi a causa delle sanzioni globali contro Mosca. I mercati azionari mondiali e i prezzi del petrolio hanno sbandato quando le persistenti palpitazioni sull'aumento dei tassi di interesse e sulle recessioni hanno colpito di nuovo, mentre lo yen giapponese ha toccato un nuovo minimo da 24 anni contro un dollaro statunitense apparentemente inarrestabile. Ripple, leader delle soluzioni blockchain e cripto aziendali, ha annunciato oggi un nuovo ufficio a Toronto che fungerà da hub di ingegneria chiave. Il suo ufficio sarà il primo di Ripple in Canada, supportandone la continua crescita in Nord America e oltre. La coppia euro-dollaro americano è aumentata dello 0,4% nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate indica un'opportunità di buying. Il titolo di Apple ha guadagnato l'1,6% nell'ultima sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. La coppia sterlina britannica dollaro americano ha visto un piccolo aumento dello 0,1% nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico sta dando un segnale buy. La coppia dollaro australiano dollaro americano ha visto un calo inferiore dello 0,2% nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale sell. L'indice nazionale dei prezzi di consumo del Giappone sarà rilasciato alle 23.30, le richieste di sussidio di disoccupazione degli Stati Uniti alle 12.30, la fiducia dei consumatori dell'Irlanda alle 23.01. Il Jibun Bank Manufacturing PMI del Giappone sarà rilasciato alle 0.30, il clima degli affari nel settore manifatturiero della Francia alle 6.45, la fiducia dei consumatori GFK del Regno Unito alle 23.01. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.